Guardate con quale amore siamo stati amati, leggiamo nella lettera agli Efesini. Ed è stato un po' il tema della puntata di ieri. E il coraggio cristiano nasce appunto da lasciarsi stupire da questo amore immenso che Dio ha per me. E la storia dei santi, la storia dei mistici, è piena di questa capacità di lasciarsi stupire dall'amore che Dio ha per ogni uomo e ha per quel santo piuttosto che per quell'altro santo. La beata Elisabetta della Trinità esclamava e diceva sempre: mi hai amato troppo. È vero che in amore non c'è mai una misura. San Tommaso diceva che la misura dell'amore è amare senza misura. Però se il cuore di un'anima e di un'anima mistica dice mi hai amato troppo, vuol dire che è sovrabbondante di quell'amore. E la stessa affermazione, pur se in maniera diversa, lo stesso concetto, pur se detto in maniera diversa, noi lo troviamo, per esempio, nell'epistolario di Padre Pio. Quando lui parla di cuore satullato, cioè di cuore pieno, sovrabbondante dell'amore di Dio. Santa Teresa d'Avila, grande santa, dinanzi alla contemplazione di una statua di Gesù flagellato, per esempio, decise di evitare tutti i colloqui, tutte le chiacchiere, diciamo così, che si facevano volentieri nel suo convento. Questa contemplazione dell'amore di Dio, che ti porta al coraggio, può senz'altro, come già è avvenuto nella storia, portare al coraggio della testimonianza cristiana fino al martirio, fino all'effusione del sangue. Santa Teresina d'Avila, che non è una martire, ma ha avuto questo desiderio dentro di sé e aveva compreso che il desiderio del martirio non è masochismo, cioè farsi del male, il piacere di farsi del male, ma è lo sforzo umano di corrispondere a un amore immenso che è quello di Dio. Bene, Santa Teresina di Gesù Bambino scrive a proposito del martirio: il martirio, ecco il sogno della mia giovinezza. Questo sogno è cresciuto con me dentro il Carmelo, cioè il Carmelo era il monastero carmelitano dove Santa Teresina di Gesù Bambino ha vissuto la sua intensa ma breve vita. E poi continua: ma anche qui sento che il mio sogno è una follia, perché non saprei limitarmi a desiderare un genere di martirio. Per soddisfarmi ci vorrebbero tutti i martiri. Cioè, non un solo martirio, ma tutti i tipi di martirio, dice Santa Teresina di Gesù Bambino. E questo può nascere solo da un cuore infiammato dall'amore di Dio. Questo può nascere soltanto da un'anima che vive totalmente in Dio e per Dio. Io vi aspetto domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti!